il lavoro effettuato durante le festività, quindi tendenzialmente da Natale all'Epifania, è circa il 70% del fatturato invernale. Una percentuale completamente persa, secondo le stime di Federalberghi Pistoia, dalle strutture ricettive della montagna pistoiese a causa dell'assenza di neve. In questo momento siamo ancora in piena emergenza perché ancora non ha nevicato, quindi sembra che stiano scendendo le temperature, per cui probabilmente sarà possibile sparare la neve e, se non altro, non perdere tutta la stagione invernale, ecco. Per tamponare le perdite, la vicepresidente del comparto montano di Federalberghi Pistoia auspica una rapida attuazione delle misure decise al tavolo del Ministero del Turismo in supporto al comparto neve. Un aiuto immediato alla spesa mensile, che sono gli stipendi, i contributi, i mutui, le assicurazioni, quindi è stata chiesta la sospensione dei mutui e una cassa integrazione speciale per gli stagionali che per ora non era prevista. Ovviamente dobbiamo per forza cominciare a ristrutturare l'offerta turistica sia da parte delle infrastrutture pubbliche sia da parte delle infrastrutture private. Per questo che anche al Ministero e alla Regione, da parte di Federalberghi, sono state fatte richieste importanti quanto riguarda dei finanziamenti pubblici per la ristrutturazione, per l'ammodernamento. Ognuno poi sceglierà qual è il suo indirizzo, il suo aspetto specifico, chi magari potrà fare investimenti sull'ecosostenibilità, chi potrà fare dei miglioramenti strutturali. Insomma, questo poi dipende dall'imprenditore, però certo è che l'offerta turistica adeguata a quelle dei nostri concorrenti parte sia dalle infrastrutture pubbliche che da quelle private.